Sono ad Agugliano, comune limitrofo di Ancona, più che altro torno ad Agugliano perché qui già c'ero stato durante la playlist di Anconopoli per raccontare la vita degli anni 90 di noi ragazzi adolescenti, puntata tra l'altro molto bella, fatta con Biscotto e Elena, che saluto, puntata molto bella e soprattutto molto vista, quindi l'agugliano ha recepito bene il mio canale, quindi di questo li ringrazio. E in quella puntata veniva spesso nominato, sempre da Biscotto e Elena, Aroldo, era spesso citato, come Aroldo ci ha detto, Aroldo ha scritto, insomma c'era questa figura mitologica di Aroldo che ci ha accompagnato per tutti quei racconti. Poi è successa un'altra cosa, che sono stato invitato per la presentazione del libro di Anconopoli proprio qui alla biblioteca di Agugliano, e mentre raccontavo un po' di cose ho scoperto che in mezzo al pubblico c'era proprio Aroldo, quindi Aroldo prendeva forma e sostanza e lo vedevo per la prima volta in 3D. Buongiorno a tutti! E quindi lì è nata questa amicizia che, insomma, sono finalmente tornata ad Agugliano, stavolta proprio con Aroldo, perché questa puntata non sarà ovviamente analogica, avrà un taglio un po' più storico, culturale, e Aroldo ci guiderà con i suoi racconti. Va bene. E il titolo cosa gli diciamo? Ma il potere del bene, diciamo. E però Agugliano bisogna che ce lo mettiamo. Come no, Agugliano due punti, e il due potere, punti, del, il potere bene. Del bene di alcuni personaggi importanti del paese. E adesso vi raccontiamo tutto. Ok. Sigla! È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. In ebraico Sefarad vuol dire Spagna. Ma che cappello che c'ha oggi. Adesso non penserei che torniamo su un'altra volta. No. Grazie signor Beppari, arrivederci. Arrivederla. Un po' da mostro abbruttito, sta precipitando. Francobollo che era un cazzotto in mezzo alla schiena. Certo. E ma è possibile che devo andare avanti in questa maniera? Qui siamo in Piazza Ità, siamo in Piazza Benvenuto Stracca. Eccoci qua. Ciao, ciao, ciao. In questa aiola sono sepolti 6.500 monete d'oro. Dedicata. No, la rifaccio. Penso di sì. Sì. Quindi se lo presento su. No, ti si vede a te. Se voi la smettete con queste cose oppure io vi fulmino. Basta, salutiamo. Ciao, ciao. Siamo al centro del primo nucleo del castello d'Agugliano, attualmente via Matteotti e via Mazzini, e questa zona si chiama Pradello perché originariamente al centro del castello c'era il praticello dove venivano a bruccare gli animali dei contadini che arrivavano nel castello per ripararsi dalle varie guerre eccetera, e c'era appunto questo praticello. Tra l'altro qui è stato ricostruito il Pradello una quarantina d'anni fa, perché in questa parte iniziale c'era un vecchio acquedotto degli anni 30 e dall'altra parte c'era invece l'acquedotto a botte degli anni 50, che sono stati smantellati nei primi anni 80, e si è ricostruito quello che originariamente era appunto il praticello al centro del primo nucleo del castello, che era molto piccolo, si vede tra l'altro il semicerchio. Andiamo giù. Pradello è questo, sarebbe, questo no? Questo è il Pradello, questo è il Pradello. Questo è il tipo di verde. Esatto. Okay. Una curiosità personale, io sono nato in questa abitazione qui, poi all'età di 12 anni mi sono trasferito in... Qui di fronte. Qui di fronte, ho abitato qui fin quando poi dopo non mi sono sposato, sono andati in via via qui, adesso però sono ritornato. Sei tornato qua. Quindi... Sono ritornato qua. Però traslochi questo brevi, è dai. È il luogo della mia infanzia, poche parole, ho giocato qui, eccetera. Hai attraversato la strada, dai. Esatto. Non è stato un grosso trasloco. Perfetto. Dov'è che dovevamo andare? Giù. Alla chiesa. Sì, andiamo giù qua. Bene, siamo in Largo Umberto I, che rappresenta storicamente il primo allargamento del castello di Agugliano nella seconda metà del 1300, perché il castello di Agugliano, come tutti i castelli di Ancona, è sorto nell'undicesimo-dodicesimo secolo. Poi il primo allargamento, che comprende la chiesa,
di Santa Maria a Nazareth, che è la chiesa parrocchiale, è della seconda metà del 1300. Quindi l'allargamento non è stato un grande allargamento, però ha compreso delle abitazioni che nel frattempo erano sorte subito dopo le prime mura del castello. E invece a me mi avevi detto che lì ci passava il prete per andare alla casa della chiesa, esatto, era vero? Ma quella è stata l'ultima modifica della chiesa della Santa Maria Nazareth del 1926. È stato creato questo collegamento tra la canonica e la chiesa e è stato abbattuto il campanile a vela che c'era prima, fatiscente, e si è creato sulla destra della chiesa il campanile a torre. Andiamo, andiamo. Andiamo. Che è aperta? Sì, sì, è aperta. Il primo nucleo è stato costruito nel 1304. Questa lapide qua si racconta un po' la storia della chiesa e dove c'è soprattutto la data di creazione della chiesa, 1304. Chiaramente la chiesa era molto più piccola. Un altro segno che ricorda la ristrutturazione della chiesa del 1566 è rappresentato da una delle figure del quadro sopra all'abside. Sono raffigurate alla sinistra San Domenico e San Vincenzo Ferreri, sono due domenicani perché questa chiesa è stata retta dai domenicani dal 1542 alla fine del 1800. E la figura sulla destra è San Pio V, sotto il quale è avvenuta la ristrutturazione del 1566. Tra l'altro è una figura molto importante per la storia in generale perché è quello che organizzò la Santa Alleanza contro i musulmani che portò poi alla vittoria di Lepanto il 7 ottobre 1571. Poi da precisare che il coro in legno è stato fatto da un artigiano, un bravissimo artigiano locale, Americo Marcati, che salutiamo Americo. Berardo Bongiovanni Romano è il personaggio più importante nella storia di Agugliano, non agulianese, perché Berardo Bongiovanni Romano era il vescovo di Camerino, grande teologo e anche parroco di Agugliano, aveva dei possedimenti qui in Agugliano, ma la cosa importante che fece è che partecipò come teologo al Concilio di Trento. In quella circostanza conobbe Carlo Borromeo. Carlo Borromeo diventerà governatore della Marca Anconetana per circa 10 mesi al termine del Concilio di Trento. Agugliano aveva gli statuti fermi in Ancona dal 1390. Ebbene, con la conoscenza di Carlo Borromeo da parte di Berardo Bongiovanni, il 4 dicembre del 1563 termina il Concilio di Trento. Che è stato dal 45 al 63. E il 21 dicembre del 1563, con una deliberazione, praticamente il governatore della Marca Anconetana, Carlo Borromeo, concede la possibilità di riscuotere i tributi al comune di Agugliano. Di questo quadro, fino a poco tempo fa, non si sapeva molto, ma è un quadro che rappresenta una mistica della seconda metà del 600, Margherita Maria Lacocque, che fu beatificata nel 700, ma fu canonizzata nel 1920. Perché è importante questo? Perché nel 1920 il prefetto della Sacra Congregazione dei Riti era il nostro cardinale Antonio Vico, l'agulianese più importante nella storia di Agugliano, nato proprio in Agugliano. Allora, siamo entrati da lì, usciamo da qua. Prima di arrivare alla Chiesa del Sacramento passiamo davanti a Palazzo Vico. Questa era la residenza del cardinale Antonio Vico e lo è stata tale fino a quando ci hanno abitato gli eredi. Allora qui siamo a Piazza Baluffi, nel frattempo viene il nostro parroco Don Fabrizio. Che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Siamo a Piazza Baluffi, che è stato un luogo anche di svago per noi ragazzini del Pradello, che abbiamo cominciato a giocare a pallone e giocavamo a salvarelle, che era una specie di nascondino del tempo. Cosa invece interessante è la base del campanile della Chiesa del Sacramento, perché è uno dei luoghi in cui c'è indicato lo stemma del paese, cioè la guglia. È un triangolo bianco, è stato ristrutturato in maniera non troppo bella una quindicina di anni fa. Una delle caratteristiche architettoniche di Piazza Baluffi, una caratteristica
del secolo scorso, questa bellissima palazzina Liberty degli anni 20 del 1900, è una chicca architettonica all'interno del centro, del nucleo storico del primo castello di Agugliano, perché siamo tra via Mazzini e via Matteotti dall'altra parte. Sede scout. Oh, questa è, sì, vogliamo possiamo salutiamo, dai, sede scout. È stato ricavato dall'antico sacrario della chiesa del Santissimo Sacramento che andremo a visitare adesso. E io mi ricordo che venivo a giocare da bambino in una delle tre volte, no, sotterranee, e dove c'era. Perché qui va giù, qui va sotto, va giù, terra, proprio. Va giù proprio sotto terra. Per ristrutturarlo hanno estratto una grande quantità di ossa umane, ovviamente, perché sotto le chiese, esatto. Sì. Esatto. Adesso entriamo invece nella chiesa del Santissimo Sacramento. 1548. Esatto, iniziata nel 1548, terminata nel 1583, con la bolla di un papa Sisto V del 1590, viene aggregata la chiesa lateranense, come risulta dalla stela e dalla lapide sopra la porta della chiesa. Che questa è la chiesa esattamente originale come è stata costruita, non è stata ristrutturata più di tanto e praticamente come la vediamo noi sostanzialmente è rimasta quasi immutata. Andiamo? Andiamo. Sulla destra c'è la figura di Carlo Borromeo, è stato raffigurato volutamente come uno dei personaggi più importanti per la storia di Agugliano. Un altro quadro importante è questo, attribuito al Peruzzini, un pittore anconetano. Questo quadro è un po' misterioso, tra virgolette, perché sopra la figura di Sant'Anastasio c'è un panorama che secondo alcuni era il panorama di Agugliano alla fine del 600 e inizi del 700. Però da un punto di vista storico probabilmente non è così, perché la raffigurazione delle due chiese non è confacente con il panorama di Agugliano in quel tempo. Probabilmente questo quadro era stato commissionato al Peruzzini da un altro committente, rimasto poi invenduto e probabilmente riadattato sulla richiesta poi del committente agulianese, inserendoci la figura del santo patrono di Agugliano, Sant'Anastasio, lasciando però il panorama sopra Sant'Anastasio di un altro paese. Un barbatrucco. Potrebbe essere un barbatrucco, perché sostanzialmente non porta. Secondo alcuni storici, invece, una delle chiese raffigurate sopra la figura di Sant'Anastasio era la chiesa di San Bernardino Nuova, di cui dopo parleremo, che è stata smantellata alla fine del Settecento e che stava in piazza. Questo crocifisso è venerato dal 1642, perché abbiamo trovato una delibera del comune nella quale viene rappresentata la dedica dell'altare di destra, cioè questo altare della chiesa del Santissimo Sacramento, alla venerazione del Santissimo Crocifisso, che prima veniva custodito in una teca di vetro, adesso invece sta dietro una grata artistica in ferro battuto dorato, opera del padre del cardinale Antonio Vico, che era uno dei fabbri del paese, l'opera della fine dell'Ottocento e inizi del Novecento. Un'altra cosa molto importante che racchiude la chiesa del Santissimo Sacramento è lo stemma del paese. Lo stemma del paese che viene raffigurato dal lambone sospeso, la buglia, perché con la bolla papale del 1590 di Papa Sisto V, tra l'altro era un papa marchigiano, c'è lì la prima indicazione dello stemma del paese, la Guglia.
La guglia, che è raffigurata qui, è raffigurata, stilizzata sulla base del campanile, l'abbiamo visto prima, e adesso andremo a vederla anche presente nella facciata della torre municipale qui in via Leopardi. Adesso invece andiamo dentro la cripta del cardinale Antonio Vico, dove riposa il cardinale Antonio Vico, che è sicuramente il personaggio più importante del paese. Andiamo nella cripta. Questo è il luogo dove riposano le spoglie del cardinale Antonio Vico. È stato un grandissimo diplomatico del Vaticano, è stato nunzio apostolico in Francia, Spagna, Portogallo, anche in Colombia. Fece parte della delegazione internazionale che risolse il problema di Panama, dello stretto di Panama, una grossa crisi internazionale degli inizi del 1900. Poi, da Benedetto XV, nel 1915 è stato nominato prefetto della Sacra Congregazione dei Riti. Bene, adesso veniamo un po' al tema che dovrebbe essere stato il filo conduttore di questa puntata. Il potere del bene, perché abbiamo parlato del cardinale Antonio Vico, ma Antonio Vico era il figlio di uno dei fabbri del paese e chiaramente non aveva le grandi possibilità di poter studiare nei seminari. Questo l'ha potuto fare grazie alla, tra virgolette, borsa di studio di un signore che ha abitato gli ultimi anni della sua vita in Agugliano. Parliamo quindi del marchese Ruffini. Il marchese Ruffini è stato l'ultimo Giovanni Ruffini, morto nel 1824, l'ultimo rampollo della famiglia dei Ruffini, che erano originariamente dei commercianti bresciani che si erano stabiliti nella seconda metà del Cinquecento in Ancona e avevano comprato dei terreni qui in Agugliano. Ma qui in Agugliano è sorta proprio una comunità creata dai Ruffini. Una comunità che si è identificata in un borgo, appunto Borgo Ruffini, che è una delle quattro comunità nel territorio del comune di Agugliano. E le altre tre sono? Le altre tre sono Castel di Minio, Molino Chiusa e chiaramente Agugliano. No, volevo essere ripreparato. Esatto. Ma il conte Ruffini teneva tantissimo ai suoi lavoranti, eccetera, e nel testamento lasciò una dote all'anno per una ragazza di Borgo Ruffini, lasciò una dote per tenere la chiesa di Sant'Anna, fece anche una borsa di studio all'anno per uno dei figli dei consiglieri comunali. Grazie a questa borsa di studio studiò Antonio Vico, ma studiarono tanti altri ragazzi di Agugliano, marchese Ruffini, il quale lasciò tanti terreni all'ospedale Umberto I, anche questo dietro l'obbligo dell'ospedale di pagare le rette per tre agulianesi all'anno che venivano ricoverati. Quindi il potere del bene crea bene a livello sociale, a livello ecclesiale, a tutti i livelli, e questo aspetto mi piace ricordarlo. Il marchese Ruffini, l'ultimo rampollo Giovanni Ruffini, muore senza eredi nel 1824, ma lascia una scia di bene che ancora noi dobbiamo giustamente ricordare. Quindi onore al marchese Ruffini. Onore al marchese Ruffini. Bene, siamo davanti alla torre municipale, dove in alto possiamo vedere le due guglie che rappresentano appunto l'emblema, lo stemma del paese. E adesso andiamo? Adesso andiamo giù in piazza, quella che per noi è la piazza, ma di fatto è una via di scorrimento. Comunque, piazza Vittorio Emanuele II, raccontiamo un paio di aneddoti, vediamo degli edifici storici interessanti. Andiamo? Andiamo. Un'altra cosa interessante pure della mura. Questa qui sotto? È questa qui, che per tutti aveva la stessa età della chiesa, e invece non è così. Perché la mura è della seconda metà dell'Ottocento, questo pure è stato scoperto da poco. E cioè questa mura qui? Questa? Questa mura qui, sì. Per tutti gli agulianesi, da sempre, era coeva alla costruzione della chiesa, cioè seconda metà del Cinquecento. Invece no, qui c'era un terrapieno e la mura è stata costruita nella seconda metà dell'Ottocento con la creazione delle botteghe, qui sotto, dove chiaramente lavoravano gli artigiani, e adesso sono state ristrutturate. La prima è diventata la sala consiliare, bellissima tra l'altro. Ritornando alla torre municipale, la torre municipale è della seconda metà del Settecento. Aspetta, adesso... aspetta, aspetta, io voglio far vedere la guglia.
Eccola qui. Sì, e anche, anche nel portone, chiaramente c'è l'immagine, l'immagine della Guglia, questo è il portone principale del comune di Agugliano. Chi è che è? Merico, vieni qua. Merico Mercati. Guardami di te. Siamo andati giù alla chiesa, abbiamo visto il coro di legno, no? Quello che fa tu te. Abbiamo salutato pure, mi ha lanciato un saluto. Grazie. L'artista che ha fatto il come, coro. No? Sì. Che ha fatto il coro in legno sulla chiesa della parrocchia. Un po' di anni comunque. Un po' di anni, però legno. Ancora è bello, ancora è bello. Sì, sì, io insieme sì. Ad un altro pubblico lavoravamo insieme. Enrico Polverini. Che non abbiamo salutato. No, Enrico Polverini no. Enrico Polverini comunque. Salutiamo sì. Sì, sì. Insieme sì. A Zecca. Sì. Che è stato l'ideatore di come poter gestire sì. Le varie dimensioni dei, sì. Dei pannelli Alberto, dei... Alberto Torricini invece ha fatto il disegno. Alberto, un altro carissimo amico, Alberto Torricini, ha fatto il disegno, architetto, e ha fatto il disegno. Quindi è stata una collaborazione tra aguglianesi. Tra aguglianesi, che hanno partorito il stato contento a fare qualcosa che... Qui a casa, diciamo. Sì. E questi sono incontri sì. Occasionali di amici. Allora, qui siamo agli astritto. Sì, qui esatto. Astritto buono. Lì esatto. C'è il gelato buono per esatto. Vedere. C'è il gelato buono per vedere. Ma la storia del Belvedere, dell'edificio, questo praticamente era un convento del Settecento, è stato acquistato dalla nonna degli attuali proprietari nel 1834, era di proprietà del cardinale Antonio Vico, successivamente ristrutturato e praticamente è stata una delle prime licenze della provincia, licenza per la ristorazione, perché c'erano la licenza numero 33. Pensa un po'. Pensa un po', quindi. E infatti è locale storico. È locale storico, targa. Locale storico, eccetera. Mentre invece l'attuale dimmi, bar centrale, nell'attuale bar centrale, questo qui dietro. Questo qui dietro a noi, esatto. E c'era la chiesa di San Bernardino Nuovo. San Bernardino è il secondo patrono di Agugliano. Le prime notizie della chiesa sono addirittura del 1520, quindi precedente alla chiesa del Sacramento, ma è stata smantellata alla fine del Settecento. Però in alcune parti ancora si vedono, all'interno anche degli appartamenti ristrutturati, delle nicchie che facevano parte del primo nucleo appunto della chiesa del San Bernardino Nuova. Invece, per la cronaca, San Bernardino Vecchia era una piccola chiesa che sta poco distante dal centro del paese e pure quella è stata smantellata verso la metà del 600, molto piccola, San Bernardino Vecchia, San Bernardino Nuova invece, era questa che non c'è più. Bene, siamo dentro al bar centrale e come dicevamo questa parete è una delle poche rimaste dei muri importanti della chiesa di San Bernardino Nuova. Siamo dentro al bar centrale di Agugliano, piazza Vittorio Emanuele II. Ancora le piccole tracce della chiesa sono queste e sono visibili a tutti gli amici che vengono qui al bar centrale a fare colazione. Adesso lo diciamo noi. Questa è piazza Vittorio Emanuele II, praticamente dal punto di vista storico è una delle prime costruzioni fuori dal castello. Le prime costruzioni sono il Castellaro, che è l'attuale via Vittorio Veneto, questa via qui. Gira. Sì. Bella questa, eh? Sì. Bello scorcio. Sì, bello scorcio. Andiamo su. Ah, ma proprio andare su? Sì, andiamo su addirittura. Ah, si chiama Luna. Ah, Luna, vediamo se conosciamo pure come si chiama il gatto. È incinta, lei d'inverno, ciao. È tua? No, ed è un ragazzo che sta qua sotto, ma lei è indipendente, una vecchina. Indipendente, sì, gira. Qui siamo saliti, siamo all'inizio di via Vittorio Veneto, dove c'è il monumento ai caduti, fatto dall'architetto Giaccaglio negli anni 20, e dove sono riportati i nomi, purtroppo, dei caduti di Agugliano, sia in combattimento che i civili, della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Un aneddoto particolare, quell'angolo lì salvò la vita a un ragazzo che parliamo del 1944, quando tanti ragazzi dopo l'8 settembre del 43 sono ritornati a casa perché non hanno voluto collaborare con il regime fascista, con i repubblichini, con i nazisti, e venivano anche nei paesi a fare le retate di questi ragazzi, i fascisti e i nazisti. In una di queste retate trovarono diversi ragazzi in piazza. Chiaramente questi ragazzi si rifiutarono di salire sui camion per essere riportati poi al fronte, scapparono, uno di questi scappò per via Veneto per andarsi a nascondere in una delle grotte di via Matteotti
e un fascista gli sparò, fortunatamente quell'angolo gli salvò la vita a questo ragazzo. È una cosa che a me mi interessa particolarmente perché quel ragazzo era mio padre, quindi è un ricordo particolare, e se lo ricordano un po' tutti, perché quando arrivarono i camion tutti gli abitanti di Via Veneto si affacciarono per gridare ai ragazzi di scappare, perché ovviamente erano in pericolo, diciamo. Questo spigolo qui? Esattamente questo spigolo qui. Cinema Ariston, che è il cinema storico del paese. Ma questo è attivo ancora? È attivo, attivo. In questo locale. Che passa la macchina. Sì. Ecco, questo è l'ex sindaco da Gugliano. Stiamo salutiamo facendo un l'ex sindaco da Gugliano. Paese, quindi sei in diretta. Questo documentario che apparirà su Anconopoli, un canale YouTube. Questo è stato il sindaco quando ero assessore io. Quindi io ho fatto due puntate e ho beccato esatto, due sindaci. Beccato, sì. Questo adesso è ex, però quando c'eravamo noi, insomma, quando non c'eravamo niente, le cose andavano benissimo. Sauro Lombardi, tanto per la cronaca. Salutiamo l'ex sindaco. Ciao ragazzi, ciao Sam. Parlavamo del cinema Ariston. Sì. Cinema Ariston che c'è stato da sempre in Agogliano, dagli anni 50, e c'era la programmazione cinematografica al giovedì, al venerdì e alla domenica. Poi c'era il palco dove si sono esibiti tutti i gruppi storici musicali del paese, a partire dai Diamanti Neri, che era un gruppo beat della metà degli anni 60, ai Riflessi 68, un gruppo beat pop fine anni 60, che è stato il gruppo più longevo del paese. Poi sono sorti altri gruppi, tra cui gli Al di là delle cose, un altro gruppo pop di primi anni 70, i Poster, dove ho partecipato anche io, seconda metà degli anni 70. Tra l'altro, prima dei Diamanti Neri c'era il trio Ariston. All'interno di questo trio suonava un personaggio storico importante per Agogliano negli ultimi 60 anni, Giovanni Peruzzi, chiamato Johnny De Pio. Un personaggio simpaticissimo, bravissimo, era appassionato dei film western, quindi lui sapeva come sparavano gli attori mitici dei film western, Joe Wayne, Burt Lancaster, Henry Fonda, Yul Brynner, eccetera. Giovanni Peruzzi, per tutti conosciuto come Johnny De Pio, ha organizzato una programmazione cinematografica per 40 anni, e allora per programmare un film buono probabilmente le case cinematografiche gli davano altri 10-15 film di terzo ordine, di quarto ordine, che venivano proiettati il giovedì sera. E il giovedì c'era la ciuffetta. Esatto, e un giovedì sera al termine della programmazione tutti noi ragazzi che aiutavamo a Johnny De Pio per la programmazione, per la gestione della macchina cinematografica, che era quella vecchissima con i carboni, eravamo tutti lì ragazzi e dicevamo a Johnny De Pio: guarda, il film di stasera era proprio inguardabile, una ciuffega incredibile. Tutti quanti dicevamo questo, ma in termini bonari, non c'era una critica, eccetera. E Giovanni incassava. E Giovanni incassava. Tra l'altro Giovanni, come tutti gli organisti sanno, era leggermente balbuziente, quindi quando parlava era ironico di per sé. E alla fine, dopo aver incassato tutte le critiche di noi ragazzi, presente Don Mario, e Giovanni si rivolge a Don Mario dicendo: so curato, io no, non me la più che sti ragazzi mi contestano, perché hanno contestato Gesù che è il fiolo di Dio, figuriamoci se non contestano a Gioacchio che è il fiolo di Pio. Dunque, qui siamo in uno dei parcheggi di Agogliano, sopra il monumento dell'Avis, creato nella prima metà degli anni 80, ma storicamente qui c'era un edificio che era la sala da ballo del paese. Cioè qui, stato, esattamente qui? Esattamente qui. Lo è stato per tutti gli anni 50 fino alla seconda metà degli anni 60. Una balera. Una balera, dove c'era addirittura il palco per l'orchestra. Qui ricordano quelli più grandicelli di me che hanno suonato orchestre come l'orchestra Papponcini. I primi gruppi beat di Agogliano, ricordo i Diamanti Neri, hanno suonato qui, e questo è stato un punto di ritrovo per tanta gioventù agoglianese per tanti anni. Quindi qui c'era la balera e poi la palestra. La famosa sala, per noi agoglianesi era la sala, non era manco la sala da ballo. Bene, siamo all'inizio di Via Gavone. Via Gavone è interessante perché come nome ricorda
il fondo Gaona, che era uno dei fondi che stavano in questo territorio prima della creazione dei castelli, quindi parliamo fine del primo millennio, inizi del secondo millennio, e in questo fondo fu costruita una delle chiese, una delle pieve più antiche che si ricordano nel territorio, San Ceriaco in Gaona, per cui mi piace ricordare questa via che come nome ricorda uno dei fondi più antichi pre l'incastellamento, prima cioè della creazione del castello di Agugliano. Parlavamo prima di Diamanti Neri e qui abbiamo il batterista di Diamanti Neri, il primo gruppo beat di Agugliano. Parliamo metà una formazione composta da una formazione quanti composta? Elementi? Vai! Da Nanni Furia. Nanni Furia il cantante. Samori. Nino Samori. Nino Samori, ah, Nino Samori, vedi già nel fratello. Petrelli Enzo. Enzo Petrelli, tastierista. Enrico Rumori. Enrico Rumori. Chitarrista e cantante. E cantante. Tutti ci hanno messo. E con il fratello Roberto Casaccia, lui è Franco Casaccia. Con il fratello abbiamo creato noi, 15 anni dopo, i poster, altro gruppo musicale, il fratello era... E avevamo messo la miccia. Esatto, la miccia. Ma tra l'altro la storia di Franco è la storia anche degli imprenditori locali, perché... Il padre, nella seconda metà degli anni 50, primi anni 60, è stato il primo che è venuto in Agugliano da Camerano a installare una fabbrica importante, la fabbrica di Casaccia. Sì, giusto? Per strumenti musicali. Per strumenti musicali. Perfetto. Grazie a Franco. Grazie Franco. Ciao, grazie. Alla prossima. Ciao. Hai visto? Incontri. Che cupo di teatro. Oh, ma hai incontrato Merico, mi incontrava Franco. E sindaco. L'ex sindaco. Bene, adesso entriamo nell'albergo ristorante al Belvedere, famoso anche per la gelateria Brunelli, di Paolo Brunelli, che è il figlio di Romeo Brunelli e di Maria Luisa Berardi, maestro gelatiere riconosciuto anche a livello internazionale. Quindi gelato non solo più buono di Agugliano, ma esatto, è sì, provincia, veramente, insomma, anche a livello nazionale. Entriamo. Andiamo. Oh. Eccoci qua. Bene, adesso ci mettiamo qua. Fammo come ci pare. Sì, fammo come ci pare. Questa è la saletta dove lì ci sono i doni che ti ho portato come certo. Ah, quindi torno a casa pure con i regali oggi. Esatto, esatto. Adesso te li voglio presentare brevemente. Questo, ti ringrazio. Questo è l'ultimo progetto che abbiamo fatto come centro studi in collaborazione con l'Avis. Praticamente ci sono 12 monumenti e 12 personaggi storici del paese. Non è solo un calendario, ma anche un documento storico, come fosse un libro da mettere in biblioteca. E noi abbiamo visti quasi tutti questi. Esatto, no? L'abbiamo visti quasi tutti, abbiamo parlato di quasi tutti i personaggi. Questo è il cardinale Antonio Vico, di cui abbiamo parlato. Poi c'è la lapide di Berardo Mongiovanni, di cui non si hanno informazioni. Questo è Giovanni Ruffini. La persona, il marchese Giovanni Ruffini, la persona che doveva essere un po' il trade union dell'incontro, perché il bene genera il bene, dal bene nasce il bene. Questo invece è il garibaldino Novelli, che è un personaggio di Castellemilio, perché quando parliamo di Agugliano parliamo delle comunità che vivono nel territorio di Agugliano. Ricordiamo che Castellemilio, insieme a Molino Chiusa e Borgo Ruffini, oltre a Agugliano, fa parte delle comunità che vivono nel territorio di Agugliano, tant'è vero che... Anzi, Castellemilio è pure esatto, più storico. Su quello tra l'altro potremmo fare un discorso a parte, molto una interessante. Una puntata a parte. Noi siamo sempre disponibili e gli amici di Castellemilio scommetto che sono molto contenti. Questo libro, Sorto Nato a Goià, è il libro della figlia di Nino Batosti, che è la poetessa locale, Maria Teresa Batosti. Un libro molto interessante, tra cui c'è il presente indicativo del verbo essere di Goià, che te lo consiglio a pagina 20, che è veramente interessante. Dulcis in fondo la vera chicca, cioè non che gli altri non siano importanti, ma questo è il dizionario dialettale agulianese, creato da Fabio Maria Serpilli, editato quando ero assessore alla cultura io oltre 10 anni fa. C'è stato richiesto, come dicevo, da tante biblioteche nazionali, ma anche da biblioteche di altri strati, per esempio nella biblioteca della Sorbonne di Parigi c'è stato richiesto e è stato mandato. C'è una copia anche lì, c'è una copia nella biblioteca di Manchester. Prima c'è la grammatica, la pronuncia, 7000 parole studiate con tanti modi di dire, centinaia di modi di dire, tra cui c'è anche quello di Barigello, il famoso Barigello, che era castellemiliese, Eugenio Barigelletti, che era nato nel 1858, poi è sposato Stamura Ragni,
una ragazza d'Ancona, si è trasferita in Ancona per ritornare negli anni 30 a Castello Emilio, quello a cui si ricorda la famosa citazione a discorre ne faringa. Poi dopo i fascisti gli hanno menato e ha completato la citazione dicendo qualche volta faringa pure che discorre. Quindi e non questo, era anconetano, ma in realtà era Castello Emiliese. Eugenio Barigelletti, cioè aveva una industria di prima industria di movimento terra eccetera alla Frasca. E questi sono i regali che noi come Centro Studi Storici ti facciamo. La nipote di Ester Novelli, che ha comprato nel 1984 questo locale, da dove è iniziata l'attività di ristorazione, perché nello stesso anno il figlio ha sposato Anna Merli e da loro sono nati quattro figli, tra cui Maria Luisa Berardi. La signora Maria Luisa. La padrona storica del locale. Che adesso fa gelato. Che adesso si fa gelato, certo. Io prendo crema bromelli e nocciola. Stiamo salendo sulla terrazza. Sì, la terrazza del ristorante Alberto Albertedeschi. Siamo di anni. Sono i panorami più belli del paese. Il Sasso Maiello, un po' più in qua si vedeva, si doveva vedere, se non si fosse la postia del vettore. Cominciamo da qua, aspetta, presentami. Romeo Brunelli. Romeo Brunelli. E, oh. Il marito di Maria Luisa Berardi, il padre di Paolo Brunelli. Allora, qua quella è Offagna, sì, la rocca e l'acquedotto. Il monte della Crescia. Il monte della Crescia, eccolo lì. Osimo là dietro. Sì. C'è quella collina prima di Osimo, non mi ricordo come si chiama. Monte Santo Pietro. Può essere? Eh sì. Monte Santo Pietro. È proprio attaccata a Osimo. Sì, sì. C'è una villa su in cima. Sì, sì. Guarda che meraviglia di terrazza. Non è la parrocchia questa, eh? Uno scorcio delle botteghe della Chiesa del Sacramento. C'era capire che faceva. Le botteghe già la fate voi giù. Questa è la mura che dicevamo prima. Esatto, dicevamo prima. Questa ogni porta c'era un artigiano, pensi. Sì. E le titine? È più giù. Le titine è più giù, le titine qua. Sono sul pezzo, eh? Certo che sono sul pezzo. Questo c'è il Catria qua, però adesso oggi qui non riesco. Sono finisci anni? Aprile? Non dimmo quanti. Di anni? Sono 93. L'abbiamo detto subito. L'abbiamo detto a loro. Ancora però non sono terminati. Esatto, che li finisci quando? 27 aprile. Oh, vedi? Appunto. Perché mio mappo che era statale, al 27 piano la paga quella volta. Grande Romeo. Buona giornata a tutti. Ciao. Allora, da questo punto avevamo iniziato, sì. No? Qui siamo al Pradello, al centro di storico del paese. Dalle panchine del Pradello un saluto a tutti. Finiamo qui la puntata. Ciao. Ale.